Mantini, accerchiato soprattutto da Barberini. Allora lo scarico che però fa perdere palla alla formazione aquilana. Il Mancino che sorvola la traversa da parte di Edoardo Lonardo. Il pallone preda di Battista sull'out di sinistra, lato corto dell'area di rigore, fronteggiato da Alessandretti. Il cross sbanaccia Michelin, poi il tiro da parte di Chiatante che non fa male alla difesa aquilana. Vanegas, l'apertura per Di Santo, lato corto Di Santo, il cross col destro, il colpo di testa del Pocio Vanegas che anticipa uno come Sirri, ma la girata non va a buon fine. Vanegas vede in area un suo compagno e il colpo di testa di Sbardella in anticipo sul piattone di Marcheggiani. Subito il contropiede della Samba, l'intervento di Matteo Michelin che salva su Battista che però rimane a terra, chiede il fallo Battista ma poi chiede soprattutto l'intervento dei sanitari, si mette il fischietto in bocca il signor Frasiniak e decide con un tempismo perfetto di mandare i 22 in campo per i 15 canonici minuti di riposo. Il pallone perso, senigallesi, area di rigore, Lonardo, il muro di Alessandretti, lo scarico per Tomassini, Battista cerca di non far uscire il pallone ma nulla può sul servizio e questa è un'occasione buttata al vento. Il lungo pallone per Battista, area di rigore, il tocco con l'esterno, il gol di Simone Tomassini, la ripartenza immediata, l'imbucata a favore di Battista che col destro con estrema precisione mette all'interno dell'area piccola il tocco finale col petto di Bomber Tomassini che cambia volto al match al minuto 11 di questa seconda frazione e ora cambia tutto con Battista col destro, secondo palo, l'acrobazia bella, meravigliosa sotto l'aspetto estetico di Sirri, l'apertura a favore di Mandrelli, il cross del 24, Costa Ferrera con la testa, Marcheggiani, il tiro già battato poi del pinto, esce Stefano Coco, bontà, un po' sulle gambe i giocatori aquilani, il lancio lungo per Tomassini che ovviamente non è in fuorigioco, dall'altra parte c'è Martiniello, il cross Martiniello, mamma mia che si è mangiato Martiniello, poteva chiudere i giochi. E allora la ripartenza della Samba dopo il pallone recuperato in zona difensiva, Martiniello, area di rigore, Martiniello, il miracolo di Michelin, il muro ancora della Samba, l'apertura a favore di Mandrelli, sale forte il tifo aquilano, l'imbeccata, il colpo di testa e pallone che si spegne sul fondo. Era stato Marcheggiani a trovare lo spazio di inserimento. Alessandro, Mandrelli, Brunetti, giro palla costante per cercare lo spiraglio, ci prova Angiulli, il traversone, Marcheggiani e il gol ha segnato l'Aquila, incredibile, il Gran Sasso d'Italia, il traversone nel cuore dell'area di rigore, il tocco forse di un difensore marchigiano e pallone che ha letteralmente ingannato l'intervento di Stefano Coco. Eccolo qui, il fischietto in bocca, è finita la gara per quel che riguarda i tempi regolamentari, 1-1, 5 minuti di riposo. E allora si riparte per questo ultimo tempo supplementare.
della stagione, quello tra L'Aquila e Sambi. Ci prova la Sambi proprio in apertura. Ancora lo scambio tra Tomassini e Martiniello. Angiulli, limite dell'area di rigore, Angiulli, l'apertura a sinistra a favore di Orsi, poi il traversone sul secondo palo, Jonathan Alessandro non arriva sul pallone. Nel frattempo la sventagliata con Alessandro che supera Pagliari. Alessandro, il dribbling del 20, limite dell'area di rigore, cinturata Alessandro ma non c'è fallo, poi una mischia clamorosa col pallone che viene ancora giocato. Alessandro, il tiro e il pallone che accarezza la rete esterna. Alessandro di fronte alla panchina di Cappellaccio, Mandrelli, l'intervento brutto da parte di Scimia e rosso ai danni del numero 8, davvero brutto l'intervento a piedi uniti da parte del numero 8, sguardo al cronometro, è finita la partita, L'Aquila e Sambi pareggiano 1-1 e L'Aquila vince i playoff di Serie D, Girone F.